sua centralità e del suo ruolo di controllo sull'attività di governo. Diciamo questo perché noi, a conclusione del dibattito, abbiamo presentato un ordine del giorno che non poneva degli elementi ostativi rispetto all'azione che il governo sta facendo, perché ribadiva l'importanza del ruolo che ha la politica estera. E io ricordo l'opposizione, oggi maggioranza, che nella precedente legislatura diceva che la politica estera doveva unire piuttosto che dividere, doveva essere un elemento di condivisione. Mandava ovviamente il governo, dava mandato al governo nel continuare nelle trattative necessarie per finalizzare le intese e soprattutto però impegnava il Consiglio Grande Generale, il governo a riferire, informare, coinvolgere il Consiglio Grande Generale prima di procedere alla firma degli accordi. Perché? Perché di fatto noi martedì non abbiamo avuto la possibilità di avere niente tra le mani su cui poter fare una minima valutazione. Siamo di fatto stati presi in giro da parte di questo governo, di questa maggioranza, perché, ripeto, né linee generali, né un riferimento scritto, c'è stato posto quell'elemento di novità che accanto all'accordo di cooperazione si stava giocando la partita contestuale dell'accordo in materia di collaborazione finanziaria. Se l'opposizione non ha la possibilità di poter avere un minimo confronto rispetto oggettivo rispetto a queste cose, siamo di fronte ad un pericolo di democrazia, anche perché si tratta di accordi che cambieranno notevolmente lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino. Cosa ci è stato risposto dal segretario degli esteri? Che aveva già incassato comunque il conforto della sua maggioranza e quindi dei gruppi consigliari che sostengono il patto per San Marino. Ditemi voi se questo non è un atteggiamento perlomeno irriguardoso e rispettoso nei confronti delle forze di opposizione che comunque hanno una legittimità dettata dal voto del 9 novembre. Un'ultima considerazione e poi concludo. Abbiamo invitato nel corso del dibattito il segretario Modalone ad usare un po' più di parsimonia nell'espressione dell'apertura di credito politico che l'Italia ha dato nei confronti di questo governo. E questo nostro invito a essere un po' più parsimoniosa e a usare le parole con una maggiore ragionevolezza è solo esclusivamente dettato dal fatto che l'accordo di cooperazione economica su cui il segretario Moroni ha fornito riferimento è l'accordo di fatto che era già stato discusso, affrontato dalla precedente amministrazione. Quindi anche su questo discorso della apertura di credito, come se si fosse messo in campo una rivoluzione copernicana, noi abbiamo, perlomeno con dei modi molto civili, invitato il segretario a essere più realista e soprattutto ad avere, proprio anche sulla base di queste nostre argomentazioni, un atteggiamento più disponibile e più rispettoso nei confronti dell'Aula, anche perché si nota sempre più, sessione consigliare dopo sessione consigliare, una certa insofferenza anche nei confronti del Consiglio, quasi come se il Consiglio fosse, lo dicevo prima, un luogo in cui si perde tempo e si discute di aria fritta. Giovanni ha fatto una cosa. Vabbè. Senza lo stesso. Giovanni ha fatto una illustrazione molto completa di quanto è accaduto nel corso del dibattito. C'è un altro elemento che mi preme sottolineare. Ieri è venuta la notizia che il segretario degli esteri ha lasciato una missiva al direttore generale dell'OCSE, credo, dove comunque si predispone la Repubblica ad accettare quelli che sono gli standard internazionali di questo organismo, anche relativo a uno scambio di informazioni non solo di carattere bancario finanziario ma anche di carattere fiscale. E abbiamo saputo che questa lettera è stata inviata il giorno stesso del dibattito consigliare, il 24. Io ricordo benissimo l'atteggiamento infuriato, in modo particolare dell'attuale segretario degli esteri, quando nel 2000 l'attuale segretario di finanze predispose una analoga lettera all'OCSE con gli stessi toni più o meno,
e senza comunicare nulla al, al Consiglio Generale e di conseguenza al Paese. E purtroppo ho constatato che o allora quell'atteggiamento era puramente polemico oppure ha cambiato completamente posizione rispetto alle sue stesse dichiarazioni che ha fatto in Consiglio subito dopo essere stato nominato, dove ha dichiarato che ogni sua iniziativa sarebbe stata previamente visionata all'interno del Consiglio Grande e Generale. Tutto questo non è accaduto. Non è accaduto nemmeno, e mi sarei aspettato da una persona che ritengo rispettabile dal punto di vista tecnico e operativo, il fatto di una giustificazione. Possono essere tante giustificazioni, c'è l'emergenza, c'è il G20 che si riunisce ad aprile a Londra, c'è tutta una serie di situazioni e una pressione molto forte al mondo internazionale contro i cosiddetti paradisi fiscali, anche se poi San Marino ancora non è stato chiaramente classificato in questo modo, e quindi mi sarei aspettato un atteggiamento di chiarezza e di trasparenza, portando tutto il materiale sul quale dibattere, sul quale discutere, sul quale portare anche dei contributi da parte dell'opposizione, almeno giustificarsi con l'emergenza che stiamo vivendo. Neanche questo è successo, quindi effettivamente Giovanni ha ragione, il tono autoritario è veramente si delinea in modo molto molto pericoloso. Non solo, c'è anche un atteggiamento politico errato, perché fino a ieri abbiamo ascoltato che il governo precedente non ha fatto assolutamente niente, ha lasciato una situazione disastrata, è responsabile di tutti i mali, si sono trovati di fronte a una situazione difficilmente gestibile, e nella missiva che ha fatto lo stesso segretario all'OCSE dichiara questo, il San Marino si sta predisponendo verso la strada della trasparenza, infatti abbiamo approvato la nuova normativa antiriciclaggio nella scorsa legislatura, abbiamo approvato la struttura del CLO nella scorsa legislatura, abbiamo dato i decreti attuativi della normativa antiriciclaggio nella scorsa legislatura e quindi ci stiamo predisponendo verso la trasparenza, che sono state cose predisposte dal precedente governo. Ora, la coalizione Riforma e Libertà non ha nessun timore di portare il Paese verso la trasparenza. I contenuti degli accordi, anche da noi negoziati, purtroppo non concretizzati, avevano questa caratteristica. Quello che lamentiamo è l'incapacità di riuscire a trascinare il Paese verso un nuovo modello di sviluppo che prevederà sicuramente sacrifici per San Marino. Se questi sacrifici non sono chiarificati come è stato fatto fino a questo momento, crediamo che sarà molto difficile intraprendere la strada di un nuovo percorso di sviluppo con questi presupposti di autoritarismo. Noi siamo veramente allibiti di fronte a questa situazione e crediamo che il Paese in qualche modo debba ribellarsi. Ieri sera facevo una riflessione con un amico e diceva: non ce l'ha fatta Alberoni a prendere la nostra sovranità, non ce l'ha fatta Cavour a prendere la nostra sovranità, non ce l'ha fatta Hitler e la seconda guerra mondiale a prendere la nostra sovranità, perché ci siamo sempre caratterizzati in modo diverso. Rischiamo di perderla, probabilmente anche una direzione positiva, in questo modo, con decisioni completamente autoritarie che non rendono edotto il Paese di quello che si sta facendo. Noi crediamo che questo sia un metodo da denunciare e richiediamo a chi lo porta avanti una immediata inversione di tendenza in questo modo, perché crediamo che non è giustificabile in uno Stato democratico un atteggiamento di questo tipo. Io ho finito, cito solo che il clima surreale nel quale abbiamo vissuto questa situazione, dove poi il giorno dopo abbiamo visto sui giornali l'accordo che ci era stato negato, probabilmente non sarà la posta definitiva, ma comunque almeno dei contenuti erano presenti in quel testo, ecco, contenuti sulla cui riflessione, sulla cui, tra virgolette, capacità di impatto sull'attuale sistema economico, una riflessione politica.